Hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrei 41 su Nazma 11 Go. Luce si va oggi ad affrontare la Royal Academy. Vediamo, siamo pronti? Non ne sono tanto convinto. Non ne sono convinto al 100%, ragazzi. Sarà una bella partita. State andando? Yu, Shun, tutto bene, ragazzi? Abbiamo saputo che nel cammino imperiale giocherete per vincere. Non immaginate a quanti guai state andando incontro. Sì, forse, però... Cioè, correremo il rischio. Qualcosa è cambiato in voi. Tutti voi. Comunque, è ora di andare, no? Che? Volete forse dire che tornate... Cioè, in squadra? Noi non abbiamo detto niente. Sì, vogliono tornare in squadra. Eccoci qua. È il giorno della semifinale della zona est. Ma l'assalto tuonante non è ancora a punto. E sembra che Victor non verrà nemmeno. Bah. Non so cosa pensare, sinceramente. Dunque, ho comprato un po' di roba perché dovremo affrontare delle sfide sicuramente, andando avanti. Dobbiamo arrivare al campo della Royal Academy, ma la gente ci sfida a vista. Quindi non possiamo... Ecco, vedi? Anche provavo a evitarlo, mi avrebbe visto comunque visto, quindi... mi insegue. Non posso farci nulla. Dunque, prima è superato questo, cerco di evitarlo. Ok. Qui, ora, qui non ci posso andare. Se solo questa porta si apresse, vorrei tanto sapere cosa nasconde. Forse dovremmo andarci prima o poi. Dunque, tu? Forza, lo stadio è un po' più avanti. Beh, è andata bene. Dovrebbe esserci un corno. Non so qual è la cosa peggiore, se andare di qua. Ok, non mi ha visto. Che mi sia perso? No, non è possibile, non mi sono per niente perso. E invece mi sa di sì. Qui mi sembrava niente, mi sono sbagliato. Questo non mi ha visto, strano. Allora ce l'ho fatta. E infatti sì, c'è un punto per ricaricarsi. E usiamolo. Salve, usate le guardie? Oltre questa porta troverai il campo di calcio della Royal Academy. Che poi la Royal Academy dovrebbe averne 7-8 di campi da calcio come minimo. Uno di riserva e gli altri dove si allenano tutti quanti i giocatori. Così è questo lo stadio della Royal Academy. Più che una scuola sembra una base militare. Sarà una partita complessa rispetto alle squadre che abbiamo già affrontato. Sono di tutt'altra pasta. Parla con i giocatori della Royal Academy. Chissà se la mia caprella acrobatica tornerà utile contro la Royal Academy. Spero di sì. Lo spero anch'io, piccolino. Ma voi due che mi dite? Jude. Ok. La Royal Academy è molto cambiata nel corso degli anni. Già, e anche mio fratello. Sembra arrabbiato che un'altra persona. Cosa gli sarà successo? Voglio dire, avrete vissuto insieme per qualche anno, no? Sono Rex Remington, il capitano di questa squadra. La partita di oggi si può concludere in un solo modo, con la nostra vittoria. Ok, se ne sei convinto. Non ho niente da dirti, piccolo pezzettino. Sembra che quelli della Raymond non schiereranno Blade, un cannoniere di razza. Che cos'è, una presa in giro? Questo non è affar tuo, li stracceremo, ed è l'unica cosa che conta. Affermativo. Però è una partita... senza che sia pilotata, ecco. Lo sai che Victor non si presenterà, vero? Non puoi davvero sperare che arrivi. Quindi Victor non giocherà proprio oggi? Forse è meglio così, non sappiamo nemmeno se è dalla nostra parte o no. Può darsi, ma non siamo ancora riusciti a realizzare un assalto tuonante. Temo che le nostre chance di vittoria stiano calando. Beh. Eccolo qua, e il suo assistente che è comunque Stanford. Bene. C'è anche David. Lascia che ti dica una cosa, Jude. Amo il calcio, e non permetterò che questo sistema assurdo continui. Torneremo al calcio che eravamo soliti giocare. Allenatore Evans. Jude non si sa. Avrà le sue ragioni? Il match odierno del torneo della zona est prevede un grande classico. Royal Academy contro Raymond Junior High. Questi due istituti si affrontano per un cambio nei sorteggi avvenuto all'ultimo minuto. Sarà un segno del destino? Beh, più o meno. Sei sicuro di aver fatto la scelta giusta non andando a giocare oggi? Possono farcela benissimo anche senza di me. Ma non fa caldo qui dentro? Vado a prendermi qualcosa da bere. Non fa caldo. Cosa avrà voluto dire con quella frase?
Va tutto bene, Vic? Non credo, Vlad, sai? I tuoi doveri, Blade. No, non andare, potresti rimanere scioccato. C'è qualche motivo particolare per cui non giochi oggi? Gli ordini sono chiari. La Raymond deve perdere. Perderanno ugualmente anche senza il mio intervento. Tutti i giocatori della Royal si sono sottoposti a una serie di allenamenti massacranti e la squadra è piena di imperiali. Senza centravalti all'altezza, la Raymond è spacciata. Può darsi, ma nella malaugurata ipotesi che vinca, non posso garantirti il denaro che ti serve per l'operazione di tuo fratello. Cosa? Eh già! Tutto viene a galla! Mi dispiace solo per Vlad che lo scopre in questa maniera. Come sapete, per giocare contro la Royal Academy dobbiamo avere una squadra di livello 15-17. Pensate di essere pronti? No, non ce l'abbiamo la squadra. Ah, ma tanto non serve avere la squadra. L'ho ripetuto più volte. Il livello è solo per assicurarti al 100% la vittoria. Siamo a posto così, siamo. Victor non c'è, quindi nulla. La Royal Academy è una grande squadra. Con Giulio ad allenarli hanno raggiunto il top. Dovete tutti dare il massimo. Giunta. Mark, mostrami cosa siete in grado di fare. Cosa siamo in grado di fare? Inizia dunque questa nuova partita contro, stavolta, la Royal Academy. Ce la faremo? Spero di sì. Non abbiamo ancora perfezionato l'assalto tuonante, ma vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Non credo basti l'intervento divino. Supera la linea tratteggiata con la palla e non finire in fuorigioco, ovvio. Allora non ci finiremo. Andiamo con Arion e con Giro di Vento. Ti pareva? Classico. Era troppo bello, no? Per superare la difesa. Ok. Ma DKB dovrebbe imparare già una tecnica nuova. Ah, tira Subaru. E che fa? Niente. Perché c'è parata potente. Però un difensore che tira, boh. Vabbè. All'attacco! Sì, signore! Che cosa significa all'attacco? Un dribbling. Finito qui? Wow, è velocissimo! Non dirmi che fa gol così, Oh, non male. Strepitosa parata per la Raymond! Il tiro di Rex Remington è stato neutralizzato splendidamente! Le cose si fanno interessanti. Ma non riusciremo a tenere dura ancora per molto se iniziano a bersagliarci i tiri così. Credi che dovremmo rafforzare la difesa? No, non vinceremo mai se ci guidiamo in difesa. Questa è la Royal Academy. L'assalto tuonante è la nostra unica possibilità. Non appena avremo la palla proveremo a utilizzarlo, intesi? Passa la palla a Riccardo. Cioè, era mezza libera la strada, ma ho sbagliato comunque. Ok. Fatto, un po' in fuorigioco, ma va bene. Ci siamo. Assalto tuonante! C'è lì, motivation, cioè, che non c'entra nulla, poverino. Oh no! Certo che la Raymond attuale è messa proprio male. Molto bene, è ora di distruggerli. Squadra, iniziare l'operazione Alpha 1. Credevo che non ce l'avrebbe mai chiesto. Comincia l'operazione. Eccolo, l'ho detto. Era ovvio che avessero un nuovo pinguino imperatore. Nello scorso video ho detto sicuramente la Royal avrà un nuovo pinguino imperatore. Ed eccolo. Pinguino imperatore arcobaleno. Ed è gol! La Royal ha messo la palla in rete apparentemente senza il minimo sforzo. Che squadra! Avete visto? La Royal Academy è più forte, più solida e più potente di quanto vi sareste mai immaginati. Siamo i padroni del campo. Sottovalutarci potrebbe costarvi caro. Ma non vi sto sottovalutando, anzi. Tutt'altro? Tutt'altro. Esegue una serie di passaggi. Ok. Perché ho passato la palla lì? Mi sono sbagliato. Stavo toccando touch, per sbaglio ho passato la palla là. È inutile, sono troppo forti.
Se solo Victor fosse qui. Vlad. Vic, ti ho forse mai chiesto di rimettermi in sesto le gambe? Mi hai mai sentito dire, Vic, è una tua responsabilità, rimettimi in sesto le gambe? Ti ho mai detto una cosa simile? Come hai potuto mischiarti a quelli del quinto settore, che pensano che il calcio debba essere regolamentato? È con questa idea di calcio che siamo cresciuti. È questo il calcio che abbiamo sempre amato. Il brivido che senti, il calore che ti riempie il petto mentre corri dietro a un pallone. È questo il calcio, Vic. O sbaglio? Vlad, io... Vattene. Non voglio più vederti. Credevo che fossi una persona migliore. Invece sei solo un traditore del calcio. Sì, un traditore di quel calcio che abbiamo sempre amato. Ora vattene. Non farti più vedere. Non è bello il modo in cui l'ho saputo, però... Prima o poi l'avrebbe dovuto scoprire. Ed è gol! La Royal ha messo la palla in rete apparentemente senza il minimo sforzo! Che squadra! La Royal sta dominando la partita senza problemi! Riuscirà la Raimon a rimontare? Ma sì, è solo un gol! Siamo tutti convinti che tu sia l'unico che può aiutarci con l'assalto tuonante. Non possiamo farcela senza di te! Sono sempre stato convinto di essere nel giusto. Non ne ho mai dubitato. Credevo di dover fare qualsiasi cosa pur di aiutare Vlad. Invece mi sbagliavo. Non ho fatto altro che tradirlo. Ho tradito il calcio che ha sempre amato. Il calcio che io e lui abbiamo sempre amato. Come ho fatto a non capirlo? Come ho fatto a essere così testardo? Ho deciso, Vlad. Non me ne starò qui con le mani in mano a guardare. Non più. Vieni, vieni Victor, vieni con noi. Che bello, forse finalmente... Stai facendo la scelta giusta, Vic. Il tuo posto è sul campo di calcio. Finalmente riusciamo a farlo entrare nel team. Io spero che sia così. Abbiamo dato tutto, giocato fino allo stremo, ma non riusciamo a far funzionare l'assalto tuonante. Alla fine del primo tempo, il risultato era ancora sull'1-0. Beh, dai, è solo un gol, dai. Dove è finita la grinta del comandante Sharp? Se solo volessimo, spazzeremmo via la Raimon in un lampo. Perché non fa nulla? Evidentemente non è nei suoi piani. Dobbiamo solo seguire i suoi ordini. Siamo alla Royal Academy e questo è il nostro gioco. Mister, ando degli ordini, sono io il capitano. Faresti bene a non dimenticartelo. Sembra che sia solo io a capire quale sia la mentalità dell'allenatore. Che succede, Mark? La Raimon è tutto qui? Che delusione. Le cose si stanno mettendo davvero male. Se non riusciamo a far funzionare l'assalto tuonante, siamo completamente spacciati. Capitano, ragazzi, dobbiamo insistere. Dobbiamo giocare al massimo anche il secondo tempo. Altrimenti non ce la faremo mai. Ma come? Come possiamo far funzionare la nostra tattica? Fatemi giocare. Victor! Fatemi giocare, voglio entrare in campo. Perché? Così ci tradirai di nuovo? Non ve lo chiedo da imperiale. Ve lo chiedo da semplice giocatore di calcio. Falla finita. Come possiamo fidarci di te? Glielo dica lei, mister. Siete voi i suoi compagni di squadra. Dovete decidere voi se credergli o no. Io gli credo. Eh? Sei impazzito? Victor ha fatto solo danni alla squadra. Come puoi credergli ancora? Lo so. Ma pensate a come gioca. L'avete visto tutti. Nessuno giocherebbe così se non amasse il calcio. Ecco perché gli credo. E gli credo anch'io. Grazie, capitano. Come se la mia opinione contasse qualcosa. E va bene, mi fido di voi. Vai, Victor, tocca a te. Sì, mister. Ce la puoi fare, Victor, so che puoi. Forza! Dobbiamo iniziare il secondo tempo a 1000 all'ora. Dobbiamo segnare. Con l'assalto tuonante! E ora Victor dovrebbe essere un membro al 100% a tutti gli effetti della squadra. Ok, dobbiamo farcela. Passa la palla a Riccardo, ok. Ecco. Soscia, maestro. Direttore d'orchestra. Ah. Bubu, settete! Vai, Victor! Assalto tuonante! Sì. Questo è per mio fratello! Vai.
Il calcio è sempre stato il mio sogno. Darei qualsiasi cosa per scendere in campo di nuovo. Anche adesso non riesco a non pensarci. È solo che io amo troppo questo sport. Assalto tuonante! Vai! Eccolo! Cosa? Ma che è successo? Stavolta sembrava tutto perfetto. Il tempismo, la tecnica di tiro, tutto! Ma Victor dovrebbe essere... Victor sta bene? Veramente dovrebbe stare incavolato nero. Non sembra che abbia reagito troppo bene. E quindi calciare con molta più forza. Che è successo? Perché? Perché non ha funzionato? Forse perché se vinciamo questa partita, mio fratello non sarà operato. Victor, che ti succede? Eh? Non sei concentrato. Devi pensare solo al calcio ora, a nient'altro. Altrimenti non farai altro che rendere triste il calcio. Vlad, mi dispiace. Non era mia intenzione deluderti. Volevo solo vederti giocare di nuovo come ai vecchi tempi. Era tutto quello che volevo. Vic, ti capisco. So che ti sei unito al quinto settore per aiutarmi. Ma non devi dire addio ai tuoi sogni per salvare i miei. Però non capisco una cosa. Queste immagini statiche tratte dall'anime. Perché? Devi seguire la tua strada, Vic. Voglio che il tuo sogno diventi realtà. Ma non è che ci stanno male, però. Devo farmi perdonare da mio fratello. E c'è un'unica via. Devo giocare a calcio. Il calcio che abbiamo sempre amato. Dai, l'hai capito allora, finalmente. Bene, cerchiamo di rubare palla a uno che c'ha lo spirito attivato. Cosa impossibile. Dai! Ma c'era Riccardo. Vediamo un po'. Ce l'abbiamo fatta, bene, e vai. Ora! Ora possiamo farcela. Ora! Assalto tuonante! Vai! Boh, ce la fanno. Yeah! Ce l'ho fatta! Fantastico, Victor! Arion, vai! Fagli vedere cosa hai imparato in allenamento. Il tuo tiro può decidere la partita. Di già? Va bene, mister. Questo sarà un gol. Vinceremo la partita e lo faremo giocando il vero calcio. Furia dei venti? Ah, del vento. Ok, vabbè, dei venti, del vento. Siamo lì. Bene. Mamma mia. Cosa? Non è possibile. La voce. Ha segnato. Ce l'ho fatta. Non è vero. Sì. Non può essere quella la voce. Così questa è la tua nuova tecnica speciale. Niente male, Arion. E poi la voce di quel doppiatore è famosissima, ma con quale impostazione gli ha dato? Questo non è solo un gol, lo sento. È la prova che giochiamo come una vera squadra. Sì, Arion, è vero. Evviva! Possiamo farcela. Possiamo giocare il nostro calcio. Urrà! Ora non ci resta che vincere, allora. Ora puoi usare la tattica speciale assalto tuonante. Voglio vedere se riesco a farlo, però. Gioca, evochiamo subito anche lo spirito di... Pure loro! Drake Cavaliere Dragone, vai pure io, vai. Vai, vai, vai. Lancelot. Eccolo qua, maestro spadaccino Lancelot! E mo andiamo a fare il 2-1 allora. Ok. Sto vedendo come sono messi. È un po' particolare la posizione dei giocatori, eh. Non mi piace. No, 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 no. Fermati. Aspetta. Attacco. Chiarola. È una pippa in attacco. È buona solo in difesa. Però ora
Mo abbiamo Lancelot. Maestro in attacco fa schifo, però Lancelot. Niente. Neanche Lancelot ce l'ha fatta. Ah, l'hai finito! Peach, e mo ci sta per te. E mo. Dai. Stava lì. No, che cosa ho fatto? Volevi, credevi. Pensavo che fosse tutto finito, invece no. Ho insistito sulla T. Ah, questo è gol. Dove vai? Dove ti presenti contro Lost Angel? Dove? E porta! Gol! Continuiamo così! Vai! E manca poco per finire il secondo tempo! Sono troppo contento, ragazzi! Vai, difendi! Lancelot, maestro! Difendi! Guardalo! Ho detto che era forte in difesa, Con Arion? Vai, ci provo! Oh, ci siamo! Vai! Provaci, Arion, provaci! Proprio sullo scadere! E vabbè, parata potente è potente. Però 2-1. Oh yeah! Questa sconfitta è inconcepibile! Siamo troppo i migliori. Che italiano è? Zona micidiale più, parata potente, finta boomerang. E vai, ce l'abbiamo fatta! Eh sì, caro JP. Mi stavi guardando, Vlad? Qualcosa mi dice di sì. Ce l'abbiamo fatta, Victor! Abbiamo vinto! Già, non c'è bisogno di urlarmi nelle orecchie. E fai il bravo per una volta, su. Congratulazioni, Mark. Ti piace questa Raimon Jude ora? Jude, tu! Dobbiamo parlare. C'è qualcosa che devi sapere. Ti aspetto nel corridoio qui fuori. D'accordo, ci vediamo lì. Voglio sapere di cosa devono parlare. Fatemi sapere tutto. Bella porta chiusa nel corridoio. Ah, eccolo. Ma non potevamo andarci con Mark? Loro stanno ancora qui a festeggiare. Oh no. Devo ricaricarmi? No, ovviamente. Oh, invece sì. Beh, non ho consumato molti punti tecnica, però a quanto pare... Ah, sì, perché non è finito il capitolo, è ovvio. Beh, è giusto allora. Fino a un certo punto è giusto. Vediamo un po'. Oppala, salve. Allora, Mark. Sì? La verità è che noi siamo la Resistenza. Ma voi siete cosa? Siamo una specie di esercito che combatte per distruggere il quinto settore. Proprio come sta cercando di fare la Raymond. Questo significa che la Royal Academy non è controllata dal quinto settore come pensavamo. No. Proprio così. La nostra è solo una recita per rafforzare la fiducia che il nemico ripone in noi. In questa partita... avevamo anche un altro obiettivo. Estromettere gli imperiali infiltrati nella squadra della Royal. Ah. Tutto concorre a rendere la squadra della Royal Academy il nostro esercito ribelle. La notizia che il quinto settore aveva cambiato gli abbinamenti per la semifinale ci aveva scossi, ma si è rivelata un'opportunità preziosa. Sapevamo che la Raymond avrebbe cercato di vincere ignorando le direttive del quinto settore. Noi abbiamo solo sfruttato l'occasione. Beh, se c'era Mark come capitano, se no... Inoltre, tutti quelli che non erano al servizio del quinto settore sarebbero stati contenti di poter giocare una partita vera. Lo stesso non si poteva dire per gli imperiali. Avendo ricevuto l'ordine di eliminare la Rain,
avrebbero dovuto giocare in un certo modo. Già. Il mio compito era quello di osservare i movimenti dei giocatori, individuare gli imperiali ed espellere il quinto settore dalla squadra. Ci sei riuscito? Sei stato in grado di riconoscerli? Uno per uno. Lasceranno la Royal Academy in un futuro non troppo lontano. Accidenti. Capisco. Non avevo idea che stesse succedendo tutto questo alla Royal. Invece... Siamo grati a te e alla tua squadra. Il vostro spirito combattivo, anche quando tutto pare perduto, è alla base del vero calcio. C'è qualcuno che vorremmo presentarvi. L'uomo che ha dato il via alla resistenza. Ah sì? Il suo aiuto sarà fondamentale per rivoluzionare il mondo del calcio. È lui? Lei! Oh! La finale delle qualificazioni è alle porte e pare che l'altra squadra sia composta solo da imperiali. Ma non solo? Ci vediamo. Se c'è una cosa sicura in questa rivoluzione è la mia voglia di combattere. Pare un'imposta. Scopri cosa succede in Acque Tempestose. Eccolo! Arriva! Arriva Pegasus! Oh, che bello! Nel prossimo capitolo quindi risvegliamo lo spirito guerriero di Arion quando lui sta in porta. Beh, almeno da quello che si è visto. Ad ogni modo, Kuji, il video termina qui. La partita è andata bene. Non è stata troppo combattuta. Ho avuto un enorme possesso di palla e sono contento di aver vinto contro la Royal Academy. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi e ci vediamo come sempre domani in un nuovo video. Bye bye!